E ciao a tutti, amici incazzati e informati. Vi saluta Mr. Marti, vi saluta tutta la direzione di Leonia di Informazione Libera. Allora, oggi voglio parlare di una cosa che è uscita, che molti di voi sapranno già da un po', però oggi è un po' riesploso questo caso. Ma prima, perché di queste cose non ne parlano i nostri mainstream murders. Il mainstream murders non ne parla di quello che vi parlerò. Adesso vi faccio vedere di cosa parla il mainstream murders. La stampa igienica, Elkan. Coronavirus. Un colpo di tosse al telefono potrà smascherare gli asintomatici. Il MIT, allenato in intelligenza artificiale, a riconoscere un suono speciale tipico dei malati che non presentano sintomi. Io vorrei già finire a puntare. Cioè, dopo una cosa simile, come. Come vai avanti? Solo con degli occhiali al sole. Cioè, puoi andare solo con. Possiamo andare avanti con degli occhiali al sole e un cappellino. Non so, un cappellino. Ecco. Andiamo avanti così. Perché, cioè, io non posso vivere leggendo la stampa igienica. Allora, quindi l'immortacci sua ha allenato un'intelligenza artificiale per riconoscere un suono speciale tipico dei malati che non presentano sintomi. Ma che è fantascienza? Ma questo cos'è? È la rubrica pillole da un futuro de merda? No, non, io, no, vabbè, raga, non so che dire. Andiamo avanti, andiamo avanti. Questo pezzo è veramente comico. Allora, vi leggo solo un pezzo, perché è Repubblica Igienica, sull'attacco terroristico di Nizza, terroristico, non terroristico, ma cosa ne sappiamo noi? Ma comunque è interessante che ogni volta che fanno degli attacchi terroristici, di solito ci lasciavano direttamente le carte d'identità, no? Vabbè, ovvio che magari, cioè, io voglio dire, io che mi preparo, vado a Nizza, per esempio, di nuovo un'altra volta, no? Quello del camion lì che sparava la gente, go, e vado con la patente, perché se mi ferma la polizia è che io devo dire che non c'ho la patente. E certo che c'ho la patente. Cioè, sto facendo un attacco terroristico, però c'ho la patente, quindi i punti alla patente non me li levi. E quindi è ovvio che quando uno fa degli attacchi terroristici, chiaramente ci va col documento. Ma io non capisco come non facciate, perché non ve ne intendete poi gli attacchi terroristici. Allora, adesso vi leggo questo pezzo geniale, veramente geniale, della Repubblica Igienica. Nizza, Repubblica.it, attacco terroristico nella cattedrale di Notre Dame, 3 morti, un uomo è stato decapitato cioè, terribile, non sto ironizzando sul fine di queste persone, sto ironizzando sulla descrizione di questa cosa. Che fosse un militante islamo-fascista. I partigiani nella seconda guerra mondiale hanno combattuto i fascisti e anche gli islamici perché c'erano un botto di islamo e di islamici. Così è scritto, oh, raga. Islamo-fascista. Islamo-fascista. Ma che cazzo vuol dire islamo-fascista? Ma cosa significa questa cosa, ragazzi? Andiamo avanti, ragazzi, veramente, perché volevo far sorridere qualcuno, invece mi sto incazzando da morire. Allora, Bertolaso, andiamo su, dai. Tematica di Spiegare oggi. questa storia che ho letto di una sua intervista su Libero, cioè lei dice che gli ospedali ricevono 2.000 euro al giorno di indennizzo per ogni ricoverato Covid. Ce la può spiegare meglio? Ah, molto semplice, ci sono i famosi DRG, che sono le diarie che si riconoscono agli ospedali da parte delle regioni e quindi da parte nostra, perché poi i soldi delle regioni sono soldi che vengono dalle tasse, quindi sono soldi che escono dalle nostre tasche. Queste diarie che vengono pagate dalle regioni agli ospedali hanno una tariffa per ogni patologia. Se uno viene ricoverato per un'appendicite, la regione ti riconosce a te ospedale che l'hai ricoverato, mettiamo 100 euro. Se vieni ricoverato per un'epatite, 200 euro. Quindi c'è un listino prezzi per ogni patologia. Per quello che riguarda il Covid,
quando vieni ricoverato in terapia intensiva o in rianimazione, che è la stragrande maggioranza dei casi Covid, la regione ti riconosce 2.000 euro al giorno per questo genere di patologie. È ben evidente qui. 2.000 euro, ragazzi. Allora, paziente Covid, vi offro 2.000 euro. Poi vi offro un cuscino ergonomico e una trapunta da letto e un set di pentole, e un set di pentole per un malato Covid. Allora, e vabbè, e qui questa cosa un po' si sapeva, in tanti la sanno, però arrivano loro, arrivano i fat checker, che per chi non parlasse, non conoscesse questi termini senza nessun senso che stanno dando da un po' di tempo, perché noi non possiamo parlare italiano, noi dobbiamo sempre parlare con le parole degli altri, fat checker, vabbè, sono praticamente anche quelli, stavo per dire, sono quelli che sgominano le fake news, quindi no, non possiamo dire notizie false, no, dobbiamo sempre parlare un po' inglese, no, loro cercano, fat checker, sono quelli che cercano notizie di merda, che bufale, sai come dice in italiano, bufale.net, che adesso andiamo a vedere, perché noi ci piace tanto fare nomi e cognomi, noi siamo molto affezionati a nomi e cognomi. Claudio Michelizza e Fabio Milella. Allora, avrei detto, Bertolaso, 2.000 euro, paziente Covid-19 DRG, la scoperta dell'acqua calda. Ma però i TGGini, io che li seguo abbastanza, soprattutto l'apertura per vedere ate che dicono, non ho mai sentito questa cosa. Questi sono i siti, quelli, cioè, che appoggiano il mainstream. Ce ne so, anche Buttac, per esempio, di Michelangela Coltelli. No, è tipo la Melilla e la Michelizza, è la stessa roba. Allora, ma perché dichiarare i pazienti come degente Covid per incassare solo 2.000 euro al giorno quando potrebbero attingere al resto delle tariffe? È vero, perché ogni malattia ha una tariffa, è vero. E infatti propongono, per cercare di screditare Bertolaso, che non ha assolutamente neanche un grammo della mia stima, non è che sono bertolasiano, non tifo per Bertolaso, no, non c'ho né poster né santino, anzi, vabbè, lasciamo perdere, che sennò sempre rischio querela ogni volta che parlo di qualcuno. Però almeno ha ammesso questa, cioè ha detto una cosa che si sa, che però nessuno dice, quindi le cose che si sanno ma non vengono dette non esistono, nessuno parla di questi 2.000 euro per il Covid. Questi signori, le zie Michelizza e Melilla di bufale.net dicono, ma ci sono tante altre cose che ti fanno guadagnare di più. È vero, adesso vi faccio vedere un po' questa lista. Se tipo hai la craniotomia maggiore di 17 anni, prendi 15.000 euro. Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi sul sistema nervoso con CC, 10.000. Se ho la sclerosi multipla e atassia cerebrale, prendo 1.400. Malattie cerebro... Allora... Ma di queste cose qua, parliamoci chiaro, no? In questo momento tu puoi mettere dentro un ospedale chi vuoi con 30.000 positivi. Non credo che ti arrivino che in Italia ci siano 30.000 oggi malattie e trasmutismi del midollo spinale che ti danno 4.000 euro. Non credo neanche che ci siano 30.000 emorragie intracraniche o infarto cerebrale che ti danno 3.008. Ma ce ne sono, ci sono 30.000 positivi asintomatici, però si sente anche dire che anche gli asintomatici li stanno, ma è vero, l'ho sentito oggi, c'è un dottore che ha detto, sì, abbiamo anche gli asintomatici perché non si sa mai, ma comunque, vabbè, non lo so, non entro, però ci sono anche gli asintomatici, quindi è inutile, sia Melilla e sia Fuffiffa, Michelizza, ma che cazzo dite, ma che discorso è oggi, come dire,
prendere un malato COVID, ce l'hai ovunque, cioè cazzo, ce l'ho sotto la maglietta, ce l'ho dietro, ce l'ho sopra, c'ho io stesso, c'ho il COVID, non so, le penne, cioè sono tutti, è un business gigantesco questo. Quindi non puoi andare a rompere le palle a Bertolaso tentando di screditarlo con questo servizio da 4 soldi. Oggi spendo una parola per la mia categoria. Il mondo dello spettacolo scende in piazza, lo fa con un flash mob, lo fa con un'iniziativa che forse è l'unica iniziativa possibile, ovvero passeggiando attorno alla fontana senza fermarsi per raccontare un malessere forte, che c'è e che è stato un po' dimenticato forse. Sì, non è soltanto ovviamente il nostro. Allora, che... questi qua sono costretti a manifestare così, camminando, cioè camminando. Allora, io sono sempre stato molto critico nei confronti della mia categoria perché la trovo assolutamente troppo morbida. Quindi non sono neanche tanto in linea con la mia categoria, anche se chiaramente capisco la cosa. Questi qua sono costretti a camminare a Genova perché, ve l'ho già detto ieri, Giovanni Toti ha impedito le manifestazioni. Questa non è dittatura? Cosa cazzo è? Poi vorrei chiedere, ma vorrei averlo qui, vorrei avere il gattino complottista e il Conte Draculo. Conte, allora, stai mettendo sull'astrico e non parlo di me perché io in questo momento ho la fortuna di lavorare non a teatro, quindi non sto tirando l'acqua al mio mulino, assolutamente. Sto parlando di una cosa che esiste da più di 2000 anni, il teatro, che in questo periodo storico, soprattutto, è molto, molto in difficoltà, esistendo quei quadrati di merda che si chiamano televisione. Quindi tu stai mettendo in ginocchio una cosa millenaria, stai mandando a casa un sacco di gente, io conosco gente ma di 50 anni, di 55 anni, che finirà, insomma, già gli artisti sono sempre stati poveri. In più adesso non li stai facendo lavorare, gli hai ridotto le capienze dei teatri e adesso li hai chiusi. Così a caso tu e quei CTS, quel comitato scientifico del cazzo. Sì, lo so che la cultura vi spaventa. Va bene, allora parliamo un attimo del nostro inviato. Papà Mr. Marty, perché anche noi abbiamo la rubrica Fai irruzione anche tu in un pronto soccorso. Va bene, sai, questa cosa sta andando molto di moda. E ieri l'ho fatto io, oggi papà Mr. Marty si è... ti sei posizionato davanti... Mi sono posizionato davanti all'ospedale più grande di Trieste. Che è Cattinara. Che è Cattinara, sì. Esatto. Allora, faccio vedere i due video che ci ha fatto. Sono le 17.30 e... sono sempre qua davanti all'ingresso del pronto soccorso. Per fortuna è abbastanza vuoto ancora. Speriamo che non ci siano troppi arrivi. E questo è l'ultimo. E questa è l'ottava in un'ora e mezzo. Con la polizia dietro, adesso non so che cosa sarà. Ok, allora la polizia dietro è perché era un incidente stradale, perché quando si fanno incidenti stradali, tu dovresti saperlo, hai fatto un incidente stradale, sì, ho fatto un frontalone in macchina a un mio amico e ci ha seguito la polizia chiaramente, quindi quello non era sicuramente COVID. Comunque, essendo Trieste una città di 250.000, quant'è? Sì, circa. Circa. E so, mm-hmm. con tipo il 104% di anziani. Credo, perché, sì, tipo, diciamo che noi anziani siamo in tanti qua a Trieste. Allora, l'ospedale Cattinara, quindi l'ospedale, come ti è sembrato, essendo una città di appunto vecchi come tutte ma le fine? Io, se devo essere sincero, siccome era già da un po' che non andavo all'ospedale a vedere l'ospedale grande, diciamo, perché in collina, un po' fuori città, pensavo di vedere movimento, parecchi movimenti, soprattutto all'ingresso, insomma, andare e venire, invece deserto. C'era scritto ospedale in emergenza? E quello c'era scritto ospedale di emergenza. Non ti è sembrato un ospedale non in emergenza? Non mi è sembrato un ospedale di emergenza, però dal di fuori, insomma, certo. Non si sanno le cose, certo. Perché effettivamente proprio lì non si riesce a entrare perché è tutto bloccato. Ok, e quindi va bene, grazie al nostro inviato papà Mr. Marty.
che ha fatto anche lui, ha controllato anche lui. Siamo molto obiettivi, non, appunto, anche ieri l'ho detto, cioè non vogliamo, noi semplicemente abbiamo fatto vedere la situazione dei due grandi ospedali, vabbè, Cattinara, questo dove è andato il padre, il papà, Mr. Marty, oggi è più, molto più grande dell'altro, però appunto in una città, ribadisco, con 200.000 persone, di cui 249.812 saranno oltre gli 80 anni, insomma, Cattinara è un ospedale che di solito è molto, molto affollato molto spesso. Con questo non voglio assolutamente dire niente. Ok ragazzi, chiudiamo la puntata di oggi, vi ringraziamo, ragazzi, stiamo sul pezzo. Stanno arrivando un sacco di manifestazioni, la gente si sta incazzando, sta arrivando il lockdown, sappiatelo, non illudetevi, arriva il lockdown e io vi darò dei suggerimenti per fottere anche il lockdown. Ciao ragazzi, vi voglio bene, iscrivetevi sul gruppo, fate le cose, mettete le cose sul gruppo, mandate, fate, lottate, tenete duro, vi voglio bene, ciao. Veramente vivo in tempi bui.